Se c'è una cosa che non è proprio mancata nella sfida tra Sant'Arcangelo e Avezzano è la noia. Gialloblu e biancoverdi si sono dati battaglia in un match di rara intensità, conclusosi poi con un giusto pareggio. A dare fuoco alle polveri ci hanno pensato i padroni di casa, vicinissimi al gol, con la battuta a distanza ravvicinata di Moroni, respinta da Sinato in corner, poi capaci di conquistarsi un calcio di rigore sull'errore in uscita del portiere degli abruzzesi, che frana addosso a Lorenzo 5. Dal dischetto il bomber ex San Marino non sbaglia e il Sant'Arcangelo passa così a condurre al 21esimo. La reazione dell'Avezzano è vigorosa e si concretizza soprattutto nella ripresa con l'imbucata di Deramo per Dos Santos, salva Battistini, e con lo stesso centravanti brasiliano che non riesce a correggere in rete un colpo di testa di Menna sugli sviluppi di un'azione da corner. È il prologo del gol, Deramo salta netto Galeotti e con un gran destro arrotato trafigge l'immobile Battistini. Splendida rete per gli ospiti e tutto da rifare per il Sant'Arcangelo, che due minuti più tardi resta anche in 10 per l'espulsione di Damo, fallo su Bianciardi e doppio giallo per lui. Nel finale debutta anche Merlonghi, conclusione sbilenca al 90esimo, poi è l'Avezzano a divorarsi in contropiede la rete del sorpasso con Pellecchia. L'ultimo lampo è però del Sant'Arcangelo, gran sassata ancora di Merlonghi e Sinato a dire di no a volo d'angelo. Finisce così 1-1 al Valentino Mazzola, un buon pari per il Sant'Arcangelo che sale a 16 punti, mentre i biancoverdi restano ultimi a quota 5 lunghezze.